Giacomo De Martis, partiamo dalla fine. Quelle lacrime dentro cosa provavi? Gol, vittoria, salvezza, cosa c'era? Tutta una stagione di sofferenza, no? È vero, ho cercato di mettere in campo tutte le sofferenze che ci sono state in questa stagione, che non sono state poche, a livello personale e a livello grande. E a livello collettivo abbiamo veramente sofferto e niente, queste partite non è semplice tirare fuori qualcosa di tecnico e ragionato, perché c'è la posta in palio che è molto pesante. Onore al Castellanos che comunque ha fatto un'ottima partita ed è sicuramente una realtà che si riprenderà la Serie D, però noi siamo la Torres e abbiamo dimostrato di poter esserci e di poter fare qualcosa di buono. Questo deve essere un punto di partenza per Sassari, perché Sassari si merita molto di più, però oggi è stata una giornata importante per tutti noi. Con una prova fatta bene da voi, perché comunque siete scesi in campo con la voglia di sbloccarla, avete sbagliato qualcosa con Spinola al primo tempo, nella ripresa un po' il vento a favore ha spinto un po' il Castellanos, ma voi avete comunque cercato e creato i presupposti per segnare, è arrivato il tuo gol, tra l'altro alla fine, a 5 minuti dalla fine, forse è meglio, no? Perché ha dato modo di riorganizzarsi all'avversario. È vero, diciamo che non l'abbiamo ragionata la partita, ma nelle situazioni ci ha dato una mano, perché comunque tutto è arrivato nel momento giusto e siamo contenti, dai, perché c'è spirito. Questa squadra non sempre l'ha dimostrato, ma sicuramente oggi ha dato una prova di coraggio e sono contento per tutti i miei compagni e per tutti i sassaresi. A chi lo dedichi questo gol? Lo dedico alla mia famiglia, che mi ha insegnato i veri valori della vita, il rispetto, l'educazione e anche il fatto di non mollare mai. E io in questa stagione ho dovuto spendere tanto a livello mentale, perché ci sono state situazioni veramente provanti, però ne sono uscito fuori e a testa alta. Quindi lo dedico alla mia famiglia, a mio figlio, alla mia compagna e soprattutto a mio padre, mia madre e mia sorella. Avete attraversato tanti momenti particolari durante la stagione, ricordo anche quello di Lanusei col confronto con i tifosi, ce ne sono stati degli altri, però voi avete sempre dato tutto, siete stati anche, se avete meritato o meno, poi diciamo che avete giocato questo play out per gli scontri diretti, perché poteva andare anche meglio. Ma la verità è che questi play out, se sono arrivati, vuol dire che questo era il nostro destino, cioè quello di salvarci all'ultimo secondo, però l'abbiamo fatto. Abbiamo avuto la testa di riprenderci, perché le batoste sono state tante. Questa stagione è partita malissimo, però l'abbiamo ripresa e questo è l'importante. Un infortunio grave, sei stato fuori per diverso tempo, però festeggiare così con un gol, essere decisivo, diciamo ripaga tutto. Ma assolutamente, a me interessa emergere come uomo e dare un contributo ai miei compagni, perché sono un ragazzo esperto e penso che l'abbia fatto sempre in modo positivo, quindi sono contento. Grazie Giacomo, tanti complimenti, grazie, ti lascio festeggiare, i tuoi compagni sono nelle spogliatoie che urlano, ci tu la voce. Una birretta insieme. tu hai perso la voce, quindi adesso devi recuperare. Grazie ancora. A te.